Il dibattito sulla libertà non di stampa, ma la libertà di informazione in Italia, perché in realtà il problema in Italia va ben oltre la carta stampata, è un dibattito che ha luogo in Europa da molto tempo, non è che lo stiamo inventando noi, basta aprire un giornale, che sia un giornale conservatore come il Wall Street Journal o il Times, o che sia un giornale più progressista come ABC o Liberation o Le Monde, o un giornale centrista come il Frankfurter Allgemeine e vediamo in tutta la stampa europea, se non la stampa internazionale, una forte preoccupazione da mesi per quello che sta accadendo in Italia. Del resto ricordiamoci che la Commissione dei diritti dell'uomo di Ginevra già nel 2005 si era espressa in termini molto critici sull'assetto delle proprietà e sulla libertà di informazione, che l'assetto di proprietà, sulle conseguenze che l'assetto delle proprietà dei media può avere in Italia sulla libertà di informazione. E sappiamo tutti che Freedom House, che è comunque il più importante osservatore internazionale sulla libertà di informazione, ha classificato l'Italia in modo vergognoso per noi italiani come un paese a libertà limitata e al 74esimo posto nella graduatoria mondiale, siamo il peggiore in Europa. Quindi voglio dire, il dibattito in Europa già c'era. C'è già da tempo, quello che è stato importante è con questo voto di oggi di riuscire a portare dentro le istituzioni europee un dibattito che fino ad oggi ha avuto luogo soltanto nella stampa e nella società civile. Siamo stati anche sorpresi di questa richiesta del Partito Popolare per cercare con un voto all'inizio della seduta plenaria di spostare, o meglio, di annullare questo dibattito. Ricordiamoci che il Partito Popolare in conferenza dei presidenti aveva dato il suo sostegno a questo dibattito, opponendosi soltanto all'iscrizione di un voto su una risoluzione. Non si capisce perché un tema che sta a cuore a tanti cittadini italiani ed europei, di cui discute da molto tempo tutto il mondo dell'informazione europeo e che del resto è sancito da fior fiore di dati, non possa diventare un tema di discussione non soltanto per l'Europa della società civile, ma anche per l'Europa delle istituzioni.